Ciao a tutti, sono l'espresso Sofì, io ho il grato compito di sia farvi digerire quello che vi sto dicendo, ma sia che farvi digerire quello che di buono avete mangiato. Allora, inizio subito parlando un attimo di comunicare il territorio in chiave abbastanza, non convenzionale, marketing, ma abbastanza innovativo, parlando un po' anche del caso che esiste un grande blog che ho realizzato. Allora, se io penso e se pensiamo alla vacanza e a come comunicavamo mentre eravamo in vacanza, io mi viene in mente le prime vacanze che io feci, era la sera, prima di cena, telefonare a mia mamma e fare la fila sotto le cabine, oppure la madre che ti metteva la tessera telefonica. Quindi era un modo, in qualche modo, un modo, scusate, in qualche modo era di comunicare, quindi di condividere che cosa stavo facendo in vacanza. Non c'erano altre strade, più o meno, no? Quindi, se noi pensiamo alla dimensione del viaggio prima, la possiamo dividere in tre fasi. Queste tre fasi sono, nella prima, quella che Jodart chiama l'anticipazione del sogno, ovvero di ricostruire un po' l'immaginario collettivo, era statica, quindi andavamo negli stessi viaggi, oppure perché eravamo fidelizzati, eccetera, eccetera. Poi il durante, arrivava l'emozione, l'esperienza, e poi, una volta ritornati a casa, chi di voi non è mai stato invitato dagli amici a vedere le diapositive o le foto del viaggio. Vedete, quindi la dimensione, quella più importante, quindi quella legata al marketing del ricordo, era ricollegata nell'ultima parte, la fase del dopo, ok? Vedete, questo, lo share, quindi la condivisione delle esperienze, delle emozioni, era relegata alla fine, cioè al ritorno a casa. Oggi viviamo in una augmented reality. Che cosa significa? Cioè, è una realtà aumentata, ma soprattutto siamo always on, cioè possiamo condividere in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, le nostre esperienze, emozioni. Quindi, che cosa vedete a differenza di prima nella dimensione del viaggio? Che innanzitutto ha una dimensione circolare, no? Ma soprattutto le emozioni vengono condivise sia nella fase tra il pre e il durante, e nella fase dal durante e il dopo. Quindi, l'aspetto molto importante è che le dimensioni delle esperienze sono molto più condivisibili, condividiamo di più. E cosa significa anche questo? Significa che, questo non me lo devo dire io, che la maggior parte delle ricerche che si fanno per prenotare un viaggio vengono fatte su Google, però quello che è interessante è che nel riquadro rosso sono e ancora perdurano una percentuale tra il 75 e l'80% dove vengono spesi i soldi in comunicazione, quindi nel mezzo tradizionale. Che cosa significa questo? Significa che siamo in un nuovo scenario, lo scenario che si può riassumere in queste tre definizioni, no? Quindi da un broadcasting a narrow casting. Che significa? Quindi il broadcasting è tutta la comunicazione unidirezionale, quindi del modello tradizionale, invece il narrow casting è il nuovo aspetto del farmacismo territoriale basato sullo storytelling. Ora vedremo cos'è questo termine. Poi dall'accommodation all'experience, che cosa significa? Che il nuovo turista non viaggia perché ha bisogno di un letto, di una sistemazione, ma quanto più di un'esperienza che sia di forte connubio con il territorio e con il luogo dove lui va. Infine, non per ultimo, c'è questo passaggio che è importante, dai testimonial ai testimoni. Che cosa significa? Mi viene in mente il Dustin Hoffman di turno, no? Quindi la comunicazione del territorio affidata a un grande testimonial, anche se più o meno non è correlata all'identità del posto, ma soprattutto che ad oggi noi tutti potremo essere e siamo dei testimoni per un brand di un territorio. Che cosa significa? Che ognuno di noi nel 2.0 diventa un media. Bene?
Allora, detto questo, dice sì Alessio, ma che cosa si sta dicendo? Vi sto dicendo che un brand, quindi un brand territoriale, non è altro che la riflessione di un'esperienza influenzata dall'anticipazione. E che cosa significa questo? Significa che l'esperienza, cioè tutto noi, questo immaginario collettivo che noi ci stiamo, che ci costruiamo, è dal digital marketing, quello che viene fatto sul mobile. E invece l'anticipazione, quindi tutto quello, la bolla turistica di Jotart che prima vi annunciavo, non è altro che fare il connubio tra il metodo tradizionale e quello innovativo. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che non è vero che bisogna buttare via tutto quello che di buono si è costruito nel marketing fino ad ora, anzi, sto dicendo che la migliore strategia è l'integrazione. Ora vedremo anche che cosa significa tutto questo correlato in un territorio. Quindi il territorio deve essere un sistema culturale territoriale integrato. Che cosa significa? Significa che adesso il turista non ti interessa più, quindi questa dimensione nuova del viaggiare, non ti interessa più la risorsa tipica, cioè la risorsa in che percentuale turistica, che può essere una spiaggia, che può essere un lago, che può essere. Ma il turista vuole l'integrazione delle esperienze in ottica territoriale. Quindi quanto più c'è questa integrazione di a livello di stakeholder territoriali di queste narrazioni, tanto più il turista ne sarà avvantaggiato. Detto questo, andrò un attimo a delineare il caso un brand blog. Che cos'è un brand blog? Quanti due ne hanno sentito parlare? Nessuno. Uno, mi fa piacere, bene. Allora, mi fate una parte di scherzi. Un brand blog è un nuovo modo di fare comunicazione turistica, territoriale, se vogliamo. E in che cosa consiste? Io, diciamo, per farla breve, e per dirla tutta, è in tre ABC, ovvero un'idea, obiettivi e tattica. Vediamo che cosa sono, quali sono, no? L'idea. L'idea innanzitutto è data dal fatto che comunicare una destinazione, quindi un prodotto turistico, seguendo l'evoluzione della società, quindi seguendo l'evoluzione del marketing e della comunicazione. Quello che si diceva stamattina, non si può più comunicare come si faceva, oppure si può fare marketing come si faceva negli anni 80 e 70, perché l'aspetto anche socio-antropologico di fare comunicazione è cambiato. Allora, che cosa ho fatto? Che cosa abbiamo fatto meglio? Quindi fare una comunicazione integrata, quindi online e offline, quindi integrazione sui media, ma soprattutto fare questo storytelling e un blogger trip. Che cos'è questo blogger trip? Ora lo scopriremo. Ma soprattutto è stata pure una provocazione, no? Dico, allora, ma se tanto mi dà tanto e quindi si spendono dei soldi per fare cose abbastanza poi finire, no? A livello di impatto, di comunicazione, eccetera, eccetera. Vuoi vedere che io con pochi soldi riesco a fare qualche cosa di grande impatto? Bene, vediamo. Allora, gli obiettivi alla fine quali sono? Sono awareness, cioè fare sì che l'Umbria emerga, quindi l'Umbria come destinazione, quindi come prodotto. Poi engagement, quindi entrare in relazione e diciamo in qualche modo di contatto con potenziali turisti o meno, oppure con potenziali persone, quindi del valore della persona, e la relationship, quindi entrare quindi in contatto con stakeholder, quindi relationship tali come più forma diciamo, di management territoriale. Ma soprattutto quello che a noi ci premeva era questo payoff, è questo payoff, ridare voce al territorio, quindi che cosa? Dove tutti possiamo essere i testimoni, giusto? Quello che vi dicevo prima. Quindi ora vedremo anche un pezzetto di una cosa molto carina, quindi dove tutti noi possiamo apportare il nostro contributo, dove noi tutti possiamo raccontare la storia di chi è stato in quel determinato posto facendola condivisibile, rendendola condivisibile. Qui è la tattica, ma diciamo che va molto velocemente, non è stato fatto altro che ascoltare la rete, quindi individuare i travel blogger per poi realizzare questo blogger trip.
Noi però le abbiamo fatto la creazione di uno storytelling che è un blog di destination. E cos'è un blog di destination? Raccontare le storie che giornalmente la regione, la destinazione, le persone vivono. Perché tutti noi siamo una storia, figuriamoci una destinazione, una realtà turistica, quante storie da raccontare. E quindi che cosa abbiamo fatto? No? Se tanto ci dà tanto, quindi che la cosa più importante in internet non è cercare, ma è condividere, allora noi abbiamo detto pure, ma se condividono ci cercano pure, un po' le parole, giusto? Allora abbiamo realizzato il primo blogger trip in Italia. Che cosa è un blogger trip? Portare, quindi farvi vivere le esperienze autentiche e in forma diciamo, naturale. Quello che insomma offre una destinazione turistica a dei blogger, a dei travel blogger, in che cosa? Beh, ospitandoli per un weekend e fargli vivere proprio nella sua dimensione così essenziale l'Umbria. Non strategie di push, solo engagement, quindi diciamo a livello emozionale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato quali sono i travel blog, però travel blog a noi non ci piaceva perché era sempre una dimensione un po' autoreferenziale, no? Allora abbiamo chiamato i narratori, perché i narratori? Perché in qualche modo attraverso il loro racconto promuovono e comunicano una destinazione in senso lato, quindi raccontano proprio delle storie. Bene, allora, anche perché lo storytelling è quello che sto aggiungendo. Vi allineaccio subito al concetto di storytelling, è quindi raccontare questo territorio in forma, insomma, in forma sociale, sociabile e condivisibile. Quindi creare proprio un rapporto di legame e emotivo. Non solo raccontare, scrivere la bene, ma ascoltare, perché sui social media la cosa più importante è stata ricordata alla fine, è ascoltare, no? Quindi non solo raccontarci, ma bisogna pure ascoltare quello che dicono di noi. Bene, quali sono i risultati che abbiamo in qualche modo raggiunto? I risultati sono innanzitutto 20 articoli sulla stampa, scusate, sono più di 20, sono 30, comunque 20 articoli sulla stampa regionale e nazionale sui principali giornali di settore. Che poi sono stati 8 agenzie di stampa, quindi tra ANSA, ACCA e AGI, eccetera, eccetera. Ma la cosa più bella è che sono state realizzate più di 120 blog post sull'evento. Quindi la rete ha accettato, ha fatto proprio suo questo evento e ne ha parlato in modo molto spontaneo. Poi abbiamo avuto 3 passaggi televisivi. Si è stato fatto un video dal forum della pubblica amministrazione perché è stato decretato uno dei 5-6 progetti più innovativi a livello turistico nel forum della pubblica amministrazione svolto sia a partire. Qual è quindi il ROI, no? il ritorno di cui si parlava stamattina? Io vi metto dei numeri, però a me sinceramente i numeri sì, il ritorno degli investimenti è dato dai numeri, però non sono numeri sui social, l'imprenditore vuole fatturato, no? Tutti i giorni mi dico sì, ma ok, a me non mi frega nulla dei like, io voglio soldi. Bene, quali sono l'aspetto, qui possiamo vedere anche una cosa molto, molto interessante. È che vedete, la ricerca, prima quando parlavo di brand engagement, quindi brand awareness, che durante, non si vede, però fidatevi, che durante l'evento, quindi il blogger trip, le ricerche, guardate come sono aumentate sensibilmente, quel picco è dato dal 17, quindi dal 15, perché il blogger trip è stato fatto nel weekend a cavallo tra 15 e 17 aprile. Vedete come sono aumentati, quindi che cosa significa? Che anche qui l'importanza di creare eventi legati a un territorio fa sì che aumenta di visibilità esponenziale. Poi che cosa hanno parlato di noi, quindi, però non mi piace dire le cose in un'ottica autoreferenziale, io vorrei, quindi come vedete, oltre all'Osservatorio Nazionale, Style, il Sole 24 ore, eccetera, eccetera, vorrei passare qua, quella cosa che è più interessante per il mondo del blog. Quindi,
le destinazioni hanno bisogno di essere. C'è una bellissima frase di Sabrina Federini dove dice: le destinazioni non sono più quello che raccontano loro, ma sono.